Ciao ragazze, oggi voglio farvi un tutorial per realizzare dei bracciali. Quest'estate vanno moltissimo i bracciali Ligra, quelli che si realizzano appunto con questa fettuccia. Ecco qui. Questa fettuccia e poi degli argentoni, degli charm, che vanno inseriti all'interno. Praticamente questa fettuccia va girata intorno al polso, ovviamente per quante volte si desidera in base alla lunghezza della licra, e vanno inseriti all'interno gli argentoni. Possono essere creati in diversi modi. Io oggi vi faccio vedere quello che più mi piace. E niente, praticamente si inizia inserendo all'interno della licra i nostri argentoni, in base alle preferenze, ovviamente. Quindi iniziamo inserendo un argentone, questo qui. Poi lo spingiamo all'interno. Ne metto più o meno 3 per ogni giro, poi intanto li inserisco, poi mi regolo, tanto si possono spostare come più desidero. Simbolo della pace. È facilissimo creare questi bracciali, basta solamente inserire gli argentoni e poi fare un nodo alla fine, poi vi mostrerò. Allora, i primi tre sono stati inseriti, inseriamo altri tre, mettiamo un quadrifoglio portafortuna. Questi argentoni e questa fettuccia di licra che vedete, potete reperirla nel sito che vi lascio sotto nell'info box. Il sito si chiama Limoni con la Y Sal. Oltre a queste cosine che vi mostro, come quindi dei fettucci in licra di tantissimi colori, adesso oggi voi vedete questa qui sul violetto, ma ne trovate davvero tantissime, come queste qui che vi mostro al volo, così, eccole, guardate, tantissime, fatti tantissimi modelli diversi, vedete, queste con i buchini, questa con le righette. Insomma, ne trovate tantissime, ovviamente trovate tantissimi argentoni questi qui. In più potete trovare delle boccette, quelle per inserire le cosine in fimo, tantissime cose. Passateci perché vedete che qualcosa troverete di sicuro. In più la ragazza del sito ha proposto per voi uno sconto del 5%, quindi chi farà un ordine sul sito inserendo il codice LIMON, quindi Limon 5% sal, allora lo sconto del 5% sul totale della spesa. La ringrazio per avermi permesso di realizzare questo tutorial e la ringrazio per il codice sconto che ha fatto per tutte quante noi. Continuo inserendo gli altri argentoni, adesso sto inserendo questa qui, una tazzina. Se non riuscite a inserire gli oggettini perché la ligra magari è troppo spessa, in questo caso questa va benissimo, però se non riuscite potete aiutarmi con uno spillo o con un ago. Ok, quindi tre, procediamo con gli ultimi tre, inseriamo una chiave di violino. La chiave di violino è un po' più complicata perché ha tutte le aperture laterali, quindi se avete uno spillo aiutatevi con quello per non far uscire la licra qui ai lati, ok.
Poi inseriamo una casetta. Vedete quanto è facile? Semplicissimo. Ovviamente potete realizzarli anche più corti, quindi facendogli fare solamente un giro e mettendo meno charme, meno ciondoli. Potete praticamente sbizzarrirvi come volete. E alla fine aggiungiamo una borsetta. Ok, continuiamo quindi. Modo. Adesso prendiamo il nostro bracciale e ce lo proviamo al polso. Ok, quindi questo è quello che otteniamo. Vedete? Adesso io sto tenendo qui, ma alla fine noi facciamo in questo modo. Ci prendiamo la misura, che comunque può essere poi dopo risistemata come vogliamo. Ok, quindi una volta presa la misura facciamo un nodino, quindi in questo caso facciamo un nodino così. Alla ligra. Un nodino che ovviamente noi possiamo spingerci e allungare o stringere in base al nostro polso. Volendo potete anche non lasciarlo così, ma inserire un argentone tipo questo, inserire la ligra sia da questa parte che da quest'altra e poi chiuderlo con un gancino o con un ciondolino qui. A me piace molto più così perché è molto più carino, molto più sportivo. E niente, quindi abbiamo terminato e il risultato finale è questo qui. Se non vi piacciono troppi ciondoli o se non vi piace troppo stretto, ovviamente potete fare come più vi piace. Niente, spero che questo video possa esservi stato utile. Come già vi ho detto, vi invito ad andare al sito che vi ho elencato prima per trovare tutti questi materiali e per fare un ordine così avrete il 5% di sconto. E niente, vi saluto e al prossimo video. Ciao ragazze!